Intanto, a momenti, ecco, inizia la gara. Ricordo gli altri sponsor che sono appunto Soaviem Forniture Mediche, RD Revisioni per Auto, Atec LP Forniture Meccaniche, poi Pasticceria Arienzo, che sarebbe in realtà lo sponsor ufficiale della Pro Salerno, guidata da Mister Paionico, un mister che davvero sa agire al momento giusto per quanto riguarda lo sviluppo tecnico della squadra, della variazione anche dei moduli di gioco. Intanto attacca il piccolo stadio, palla che viene bloccata dal portiere Pagano. Intanto i rossoblù avanzano, palla che viene persa, riconquistata da Caputo. Caputo sul laterale sinistro, Pro Salerno che potrebbe raddoppiare il risultato. Palla per Parrella, troppo lunga la sfera. Ottimo lavoro compiuto da parte della Pro Salerno, che in questo caso è andata vicino al gol. Intanto si riparte da una rimessa laterale e quindi rossoblù che cercano di avanzare il passo, pallone che termina fuori, rimessa laterale a fuori della Pro Salerno. Batte appunto Daniele Basso nelle immagini, il colpo di testa di Faiella, palla ribattuto. Iannicelli nelle immagini cerca di superare il calciatore Avagliano Domenico. Punizione. Batte Carriello. Il sinistro raso terra, c'è l'avanzata di Vecchio, pallone in profondità, rossoblù che però perdono palla in questo caso. Ricordo il risultato per chi si mettesse in collegamento in questo momento: 1-0 a favore della Pro Salerno, una Pro Salerno che continua ad essere determinante. Intanto piccolo stato in area di rigore per poter pareggiare, ottiene il corner. Lo scontro diretto, due squadre a 13 punti, però con questo punteggio la Pro Salerno è a quota 16, 1-0 infatti a favore della Pro Salerno. Corner, il sinistro raso terra, il passaggio per Di Lieto, ancora la squadra piccolo stadio in azione, il sinistro sfera ribattuta, pallone poi a centrocampo, la palla termina a Sarsano, ma la sfera termina direttamente fuori. 1-0 a favore della Pro Salerno, una Pro Salerno che continua a macinare risultati, continua a macinare gioco. E intanto c'è una sostituzione sulla panchina della squadra di Cava dei Tirreni. Entra in questo momento, esce appunto Zambrano, esce anche De Rosa. Ma escono diversi calciatori, dovrebbero entrare tre calciatori. Abbiamo un primo calciatore per quanto riguarda la squadra di Cava dei Treni, piccolo stadio. Si tratta del calciatore Bisogno. Poi abbiamo un secondo calciatore che entra in campo, rivestirà un ruolo praticamente difensivo, Iannicelli. Si tratta di Milione. Intanto pallone che Milione, quindi è Bisogno, sono entrati. Poi è entrato un altro calciatore con una maglia senza numero, quindi quota 0. Si tratta di Maiano. In azione adesso la Pro Salerno, fallo, punizione a fuori per il piccolo stadio. Si ferma il gioco intanto. Che hanno intanto punizione per il piccolo stadio, due squadre che hanno intenzione di poter vincere questo campionato. Intanto il destro, il lancio ai limiti dell'area di rigore, la sfera in area di rigore, si portano i rossoblù in avanti. C'è una serie di dribbling, pallone proprio per lui, per Milione. Il cross di Carino in area di rigore per Sarsano, salta Mogavero, per l'arbitro è
su cross di Cariello si ferma il gioco, punizione, c'è stato un fallo, si riparte con la squadra della Pro Salerno in azione, il rossoblù in gioco, palla in profondità, sfera che termina direttamente fuori senza nessuna concretezza in area di rigore. Si riparte con una rimessa laterale, biancorossi in gioco con Faella, palla fermata da Faella, di nuovo in azione la squadra, lancio in profondità da parte di Peluso, punizione, in questo caso c'è una piccola contestazione da parte di Peluso, ma è punizione a fuori del piccolo stadio, batte in questo caso Milione sul pallone per la squadra piccolo stadio, l'arbitro misura la distanza. Il sinistro, ecco, molto felpato, piccolo stadio vicino a gol con Salsano, piccolo stadio vicino a gol con Salsano e Bisogno, un cross molto felpato, però Mogavero, che rappresenta sempre la massima sicurezza e lucidità in porta, conquista palla nell'immediato, quindi si riparte con una punizione a favore dei biancorossi. Il lancio in avanti, sfera che termina direttamente fuori. Bisogna attendere l'arbitro che fischia giustamente. Punizione. L'arbitro misura la distanza. Parrella sul pallone. No, non è Parrella, è Peluso a quanto pare, il cross, tiro cross in area di rigore, un tiro cross pericoloso, interviene Caputo che poteva raddoppiare il risultato, ha avuto questa possibilità, rossoblù in azione. Ancora il rossoblù in gioco, pallone per, ci si esce una triangolazione, palla fermata. Ancora il rossoblù in azione, Bisogno si porta sulla lateralità sinistra, Vagliano cerca di piazzare la palla al centro, palla fermata. Ricordo, carissimi utenti, perché si è collegato in questo momento, che la Pro Salerno è in vantaggio per 1-0, siamo nel secondo tempo e sta attaccando adesso piccolo stadio, ci sono state ben 3 sostituzioni, il cross ribattuto, palla deviata fuori, la devia Rinaldi, ma a quanto pare, mi scuso per l'errore, la palla già è uscita fuori su cross da parte di Magliano, e intanto si riparte con un fondo area. Ah, ecco, c'è un'altra sostituzione, questa volta è la Pro Salerno che sostituisce. Ottima partita Iannicelli, applausi del pubblico per lui, eccolo le immagini, autore di grande prestazione in questo momento. La Pro Salerno a quanto pare esplicherà un ruolo difensivo, quindi va a tutelare il risultato, partita abbastanza delicata per poter confermare la leadership in questo girone. Intanto è punizione, batte la squadra, il lancio, pallone, Parrella ci prova, l'esterno destro su assist di D'Agostino, palla che termina fuori, si riparte con un fondo area, pallone raso terra per il rossoblù in gioco in questo momento, pallone sul laterale destro.
rimessa laterale, batte Vecchio, pallone per Cariello, Pro Salerno in azione in questo momento, pallone a sua terra, c'è l'iniziativa in area di rigore della parte piccolo stadio, fallo, punizione. Ricordi il risultato per chi si collegasse in questo momento, Pro Salerno 1, piccolo stadio 0, la squadra di Cava dei Tirreni che in realtà intanto batte la punizione. L'arbitro misura la distanza. Vediamo cosa succede in questo caso. Punizione. Sul pallone c'è appunto, come si evince dalle immagini, Avaiano Domenico e c'è Maiano che è entrato in questo secondo tempo. Punizione. Ci prova col destro a quanto pare Avaiano. Ed è gol! Avaiano pareggia il risultato, carissimi utenti. Scontro diretto davvero straordinario e spettacolare. 1-1 e il risultato. Si riapre la gara. Carissimi utenti, si riapre la gara qui allo stadio bolognese di Pellezzano. Lo scontro diretto al vertice tra Pro Salerno e piccolo stadio. Quindi questo è un match clou per la Pro Salerno. 1-1 il risultato. Pro Salerno che è passato in vantaggio nel primo tempo e poi piccolo stadio ha pareggiato nel secondo tempo. Ricordo appunto il gol Giuseppe Memoli per la Pro Salerno e Pio Francesco Maiano. Tacco bellissimo questo di Parrella. Il pareggio da parte di Maiano. Giocata di D'Agostino che con un palleggio aereo riesce a superare un calciatore, ma l'arbitro però attenzione perché il pubblico in effetti dagli spalti sta cercando. Intanto appunto a punizione a favore della Pro Salerno è stato ammonito un giocatore del piccolo stadio, si è creata una confusione in questo momento a centrocampo. D'Agostino sul pallone, Pro Salerno che potrebbe adesso, deve assolutamente raddoppiare il risultato. Nelle immagini mister Paglionico, allenatore della Pro Salerno che sta portando la Pro Salerno in alto, ecco nelle immagini, sta parlando anche con la panchina in questo momento. Punizione D'Agostino, fallo, punizione. Piccolo stadio in azione. L'apertura a centrocampo, la sfera per Salsano, piccolo stadio che apre, attenzione, ottimo lavoro compiuto in difesa. E il piccolo stadio adesso velocizza i ritmi e sta cercando di poter realizzare il raddoppio, ma la Pro Salerno contrasta. Peluso, pallone di destro. Deve riuscire a seguire i ritmi del piccolo stadio. Pallone verso l'area di rigore, la sfera a Salsano. Fallo, punizione. Punizione a favore del piccolo stadio che ci prova. C'è una barriera formata da 4 giocatori. Tiro finale, palla che termina alta sulla traversa, ma che poteva essere determinante per il risultato. Fondo area, batte appunto Mogavero, pallone raso terra, attenzione, palla fermata, il cross in area di rigore, l'interno destro, il tacco di Maiano che si sta rilevando giocatore insidioso in area di rigore, attenzione, risultato fermo comunque sull'1-1. Abbiamo ormai superato i 15 minuti di gioco, stiamo arrivando sul 20° minuto. Ottimo lavoro compiuto dalla difesa. Insiste adesso la squadra del piccolo stadio, ma la Pro Salerno riesce a sganciarsi da centrocampo per potersi portare in area di rigore. Intanto c'è una sostituzione.
entra in campo un altro calciatore della Pro Salerno, esce Parrella ed entra, ormai manca praticamente meno di mezz'ora, quindi un 26-27 minuti, è entrato Rocco, ecco le immagini, primo piano per lui, giocatore che al momento giusto realizza il gol. Lancio in profondità, pallone che termina di noi in azione, la squadra rosso-blu, pallone che viene perso, riconquistato, ancora in azione Avagliano, palla all'indietro per il portiere, colpo di testa, è Rocco in azione, Rocco! Vediamo cosa succede, supera un calciatore, ancora Rocco in area di rigore ed ecco Rocco che si rende pericoloso. L'ingresso di Rocco scompagina i piani difensivi del piccolo stadio, in azione ancora Rocco, cerca di ottenere una triangolazione, il cross in area di rigore, palla sinistro, grande gol di Iannone, la Pro Salerno passa in vantaggio 2-1. Ricordiamo lo sponsor, pasticceria Rienzo, dolci di elevata qualità. Iannone mette a segno il 2-1 per la Pro Salerno. Pro Salerno 2, piccolo stadio 1. 2-1 il risultato, di nuovo in azione la squadra della Pro Salerno. Attenzione, attenzione, 2-1 il risultato. Pro Salerno in azione, palla ai limiti, sera che poi viene riconquistata dalla squadra biancorossa, pallone in area di rigore, c'è un lavoro del piccolo stadio, 2-1, Magliano, tiro, pallone che termina vicino al gol il piccolo stadio, l'ingresso di Magliano comunque... sia di Magliano che di Rocco ha modificato l'assetto tattico e tecnico in area di rigore. Intanto si riprende a giocare con i biancorossi in azione di gioco. Pallone per Rocco, soppo di petto. Rocco pure supera, un dribbling di Rocco. Rocco si rende davvero micidiale. Giuseppe Moboli sposta l'asse del gioco sul laterale sinistro. Palla che viene però spazzata. Caputo in gioco, ancora Pro Salerno in azione, il pallonetto in area di rigore, però in questo caso D'Agostino non viene in effetti capito, pallone all'indietro, ancora i rosso-blu che perdono però palla, intanto carissimi utenti c'è un'altra sostituzione. Ricordo, abbiamo oramai raggiunto, stiamo raggiungendo i 25 minuti di gioco, intanto biancorossi in azione, 2-1 per la Pro Salerno, in azione la squadra di casa, poi il piccolo stadio alla meglio in questo caso, ottiene una rimessa laterale, svetta di testa il calciatore della Pro Salerno, molto bravo in questo caso, di nuovo in azione, ancora la squadra biancorossa in azione si ripropone, palla che viene spazzata via dalla difesa. Si continua a mettere gioco, intanto c'è una sostituzione sulla panchina della Pro Salerno, un'altra sostituzione, oltre Rocco entra in campo un altro calciatore, quindi
punizione. Rimessa laterale per i rossoblù. Vecchio, Cariello, poi c'è ancora di nuovo Vecchio, Francesco, pallone a Milione. Rossoblù che continuano a detenere il possesso di palla, Marocco alla meglio in questo caso. Ottimo lavoro compiuto a centrocampo da parte della squadra della Pro Salerno che continua ad avanzare il passo, recupera molto bene Milione. Ottimo lavoro gestito, poi c'è un fallo, punizione a terra in questo caso di Giuseppe che è entrato, quindi è la quarta sostituzione per la squadra Piccolo Stadio. Rossoblù in azione, il lancio di sinistro, pallone fermato dalla Pro Salerno che avanza, palla a terra di Rocco, 2-1 il risultato a favore della Pro Salerno. Di nuovo in azione, Pro Salerno in gioco. Passaggio arretrato, il lancio in profondità, la finta, 2-1 il risultato, interviene anche Arduino che è entrato in questo secondo tempo, attenzione, fallo, punizione, si ferma il gioco. Di nuovo in azione la Pro Salerno. Pro Salerno in azione. Il cross in area di rigore, basso, salta di testa, pallone che viene recuperato dalla squadra biancorossa, poi alla meglio rossoblù, sembra che termina fuori, e la volta di bisogno, secondo l'arbitro, è rimessa laterale 2-1 a favore della Pro Salerno, una Pro Salerno che sta vincendo. Questo risultato porta la squadra del mister Paglionico a quota 16 punti in questo momento. Continua a consolidare il primato in classifica contro un Piccolo Stadio che giustamente ha fatto la sua gara, ma non è detta l'ultima parola, ma attenzione perché mancano ancora più meno di un quarto d'ora alla fine, quindi alla fine del match, e il Piccolo Stadio potrebbe essere determinante. Dobbiamo vedere come va a finire, perché la Pro Salerno è iniziata con, è passata in vantaggio, però poi subito il Piccolo Stadio nel secondo tempo ha pareggiato il risultato, quindi è tutto da vedere. Poi successivamente c'è stato il 2-1, ma la partita è molto equilibrata da un punto di vista tecnico e anche tattico. Intanto Rocco sul pallone, mister Paglionico ha effettuato le sue, la bella triangolazione, pallone per in area di rigore, rovesciata di basso, pallone che viene però ribattuta, e spero che venga ribattuta, punizione, Piccolo Stadio in azione in questo momento. Ricordo il risultato 1-1, 2-1, scusatemi, 2-1 a favore della Pro Salerno, Pro Salerno che in questo momento è in prima posizione, bisogna verificare il risultato dello Sporting Club Picentia, a quota 16 punti la Pro Salerno, ancora in azione. Pallone che termina fuori, rimessa laterale, palla in out. In gioco la squadra della Pro Salerno in azione, palla che Caputo. Caputo in azione, il sinistro, il pallonetto, un po' lunghetto, però i giocatori potevano, gli attaccanti potevano
però in questo caso il piccolo stadio alla meia, attenzione, palla che scivola direttamente nelle braccia di Mogavero. Partita che era pallone che adesso viene lanciato oltre il centrocampo. Ricordo 2-1 per la Pro Salerno, ma il piccolo stadio continua ad essere insidioso. Ha effettuato 4 sostituzioni. Piccolo stadio in azione con Di Giuseppe, pallone per Milione. La sfera a centrocampo, di nuovo in azione la squadra del piccolo stadio, palla in profondità per Magliano. Interviene Mogavero che blocca. Magliano è risultato anche molto pericoloso in area di rigore e lui ha realizzato il gol dell'1-1. Il suo ingresso, come quello di Rocco per la Pro Salerno, ecco nelle immagini, hanno scompaginato i piani difensivi. Anche quello di Basso, che è entrato diciamo 10 minuti fa. Passaggio arretrato, pallone per Faiella. Il rosso-blu, pallone per Maiano, avanzano, piccolo stadio che cerca di essere incisivo, la sfera torna ad Avagliano, piccolo stadio, vedete che poteva in questo caso pareggiare i conti con Bisogno vicino al gol. Vediamo cosa succede, l'arbitro decide per un fondo area. Si lamenta la panchina e intanto fondo aria, 2-1 per la Pro Salerno. Ricordo lo sponsor pasticceria Arienzo, sponsor ufficiale della Pro Salerno. Lancio in profondità, pallone per Basso che continua l'iniziativa, si gira, pallone sul laterale sinistro, poi la sfera termina a Faiella, ancora in gioco, pallone per Rocco, ancora Rocco in azione, in area di rigore affronta Cariello però alla meglio in questo caso, ancora Rocco in gioco, ancora Cariello, palla che termina fuori, rimessa laterale secondo l'arbitro. Volevo anche si continua a mettere gioco con intanto volevo ricordare anche gli altri sponsor che sono Soaviem, forniture mediche, poi abbiamo RD, revisioni auto, Atec, LP, forniture meccaniche per i meccanici, e poi abbiamo pasticceria Arienzo. Ricordo che mancata questa gara, noi auguriamo un presto ritorno sui campi di calcio Mattia Paglionico. Intanto lancio in profondità, palla che però viene fermata. Ancora la squadra della Pro Salerno in azione, che avanza, lancio in profondità per Basso, che si porta verso l'area di rigore. La palla termina direttamente nelle braccia del portiere Pagano. Di nuovo il piccolo stadio, 2-1 il risultato a favore della Pro Salerno. Pallone per Milione, lancio in avanti, ancora Pro Salerno in gioco, mette la palla, piazza la palla a terra, Faiella, la sfera viene fermata, ancora Faiella, fallo, punizione. Punizione a favore del piccolo stadio, 1-0 a favore della Pro Salerno contro la squadra di Cava dei Tirreni. Sul pallone c'è vecchio Nunzio, Pagano anche diventa calciatore, si trasforma in ruolo da calciatore per poter salvare il risultato al piccolo stadio, che giustamente in questo momento è in prima posizione, ma con questo risultato passa in secondo. La difesa ribatte, c'è un contrasto, punizione. E ci avviamo, carissimi utenti, verso le conclusioni. Oramai siamo a meno di 10 minuti alla fine della gara. Alla fine della gara 2-1 a favore della Pro Salerno. Intanto di nuovo, attenzione, fallo, punizione per il piccolo stadio. Il lancio in avanti, Bisogno in area di rigore per il piccolo stadio. Intercetta Daniele Basso. Quindi sempre invariato il risultato, 2-1 a favore della 2-1 a favore della Pro Salerno, resta invariato. Puni corner dalla bandierina, ci prova
il cross in area di rigore, sfera che giunge, tiro finale, deviazione, ma blocca Mogavero, quindi un risultato che in effetti è partita molto equilibrata, il risultato praticamente striminzito, non è dilagante come le altre volte per quanto riguarda la Pro Salerno, in quanto ha di fronte una concorrente, quindi la partita non è stata molto semplice da giocare, con diverse modalità di sviluppo, tecniche e tattiche. Ecco mister Paglioni con le immagini, insieme a tutta la panchina, stanno attendendo il tempo finale di questa gara, 2-1 a favore della Pro Salerno. Attenzione, tiro finale, ma l'arbitro non ha fischiato. Si torna a giocare, il giocatore che poi si fa male nel contrasto. Domenico Vagliano nelle immagini, ricordiamo il risultato, 2-1 a favore della Pro Salerno di mister Paglionico. L'interno sinistro, Felpato in area di rigore, e attenzione, c'è stata una deviazione, per poco il pallone andava in rete. Ecco, un autogol appunto, ma la Pro Salerno si salva, ancora il piccolo stato in azione, sfera ribattuta, ci prova da fuori l'area la squadra rosso-blu del piccolo stadio, ma alla fine tutto torna nella normalità, c'è una rimessa laterale a fuori la squadra rosso-blu. L'esterno destro piazzato, ma il portiere Mogavero sta ben attento. Davvero grande partita, una partita giocata da un punto di vista tecnico alla grande da tutte e due le squadre. Ancora Pro Salerno in azione, la triangolazione, Basso in azione, Simone Basso, la triangolazione rosso-blu che, e da poi la palla viene spazzata via. Punizione, ancora il rosso-blu in gioco, palla bloccata, deviazione, quindi rimessa laterale, palla deviata, rimessa laterale a favore della Pro Salerno, di nuovo in gioco, fallo, punizione, si ferma il gioco, si riparte con un fondo area. Di nuovo in azione, il lancio in profondità, pallone che viene riconquistato dalla squadra piccolo stadio. Siamo Simone Basso, che è l'arbitro. Intanto volevo appunto comunicare che in effetti siamo alla ormai quasi alla fine della gara. 2-1 a favore della Pro Salerno, in caso di vittoria la Pro Salerno giunge a quota 16 punti in classifica e consolida il suo primato. Questo è un test, attenzione, ma attenzione, Maiano in area di rigore, attenzione, c'è un po' di Maiano vicino al gol, in questo momento stava realizzando il 2-1.
Quindi fondo area, rosso blu che spazza il pallone, Simone Basso, pallone in profondità, punizione a fuori del piccolo stadio. Due a uno a fuori della Pro Salerno. Siamo agli sgoccioli di questa gara, ma il piccolo stadio potrebbe pareggiare il risultato perché adesso è all'offensiva. Batte appunto Avaiano Domenico nelle immagini. Cariello. Avaiano Domenico. Grande parata di Mogavero che con i suoi riflessi respinge il tiro di Domenica Vagliano. Rimessa laterale in area di rigore Magliano, il piccolo stadio sta impiegando tutte le risorse necessarie per poter pareggiare i conti. Mogavero, lancio a centrocampo, sfera rossoblu in azione, palla in profondità per Simone Basso, ancora in azione, la sfera viene riconquistata del rossoblu, la sfera ribattuta, palla che termina fuori, rimessa laterale. Rimessa laterale, lancia in avanti. Tutela al meglio, punizione, fallo, tutela al meglio appunto la difesa Francesco Vecchio, no scusatemi, Nunzio Vecchio, punizione, Nunzio Vecchio, pallone in profondità, palla fermata dalla difesa della Pro Salerno, Simone Basso si lancia di nuovo in avanti, opportunità, bravo Iannone, si sfila sul laterale sinistro, la palla viene fermata D'Annunzio Vecchio, deviazione. Oramai siamo al termine di questa gara, 2-1 a fuori della Pro Salerno, il big match di questa giornata. Pallone in azione con il rossoblu, due squadre che si contendono il primato in classifica. Il cross in area di rigore, palla fermata dalla squadra biancorossa. Ancora palla a terra, ottimo lavoro compiuto dalla difesa che lancia in profondità Rocco. Rocco se ne va sul laterale destro, ma la palla termina fuori, rimessa laterale. E ha dato il recupero, 6 o 7 minuti, non so con esattezza quanti minuti ha dato l'arbitro, quindi la partita dovrebbe terminare a 56 o a 57. Il lancio finisce la partita, grazie all'attenzione su telesport.name.